Allora, nuova giornata qui all'Hot Corner e nuova ospite, Chloé Barreau, come l'ho detto? Benissimo. Ecco, prima ha detto che l'ho detto da parigino, quindi. Esatto. Allora, il film, il documentario personalissimo che hai portato è un film che nel titolo rievoca Roland Barthes, si può dire? Da dove Certo. nasce questo lavoro? Che è di una. Io l'ho trovato talmente personale come quasi leggere il diario, no? Il tuo diario. Ma in realtà filmo la mia vita, i miei amori da quando ho 16 anni e quindi avevo accumulato una quantità di repertori privati abbastanza impressionanti. Quando ho cominciato a girare non lo facevo certo per ambizioni cinematografiche di nessun tipo, semplicemente avevo bisogno di conservare i momenti. Frammenti, come il titolo, Esatto. frammenti di un percorso amoroso. Ma E il in realtà ho riferimento nel accumulato tutto. titolo, scusa, quello è voluto a Roland Barthes. Assolutamente sì, certo. In realtà è un titolo, sì, è un omaggio a Roland Barthes che poi si interessa al linguaggio amoroso Esatto. e qua è un po' la stessa cosa, nel senso che parto, mi prendo come cavia per indagare tutti i percorsi sentimentali e penso che chiunque si possa identificare anche se è molto personale. Penso che più è personale più può diventare universale. Esatto, infatti è talmente autobiografico che in realtà poi nella tua vicenda, nel tuo percorso, uno ci trova delle cose. Ma qual è stato il primo momento in cui hai pensato seriamente di ok, metto giù tutto e lo faccio diventare una cosa con un senso compiuto? Perché prima erano tanti pezzi, no? Come dici tu, Ma appunto. intanto è un genere che esiste che ho già fatto altri lavori usando i repertori privati. Io mi identifico in questo sottogenere del documentario che si chiama Home Movie. Trovo che ci sia una forza enorme nei repertori privati, anche nelle lettere private, tutte queste cose che in realtà sono forti di segni e di racconti. E quindi, e poi quando uno racconta una storia d'amore passata a un amico, si chiede a volte come l'altro lo racconterebbe e quindi mi divertiva l'idea di chiedere a loro che ne pensano e per lo spettatore di poter ricostruire un percorso mettendo insieme i pezzi del puzzle, Esatto. esplorando un po' tutte le forme d'amore. Ma c'è anche un po' di Romero, io ci ho trovato qualcosa di Ah Romero sì? nei Beh, suoi. È tra i tuoi certamente riferimenti? sono nata nel quartiere latino, quindi probabilmente c'è un certo riferimento nel modo di. Vabbè, sono i personaggi che si Sì, vedono nei perché anche in suoi film. Romero non capivi se era vero, no? Se era finto, se era. Cioè era talmente reale che a un certo punto la domanda la facevi. Nel tuo caso invece è palesemente reale, però. Sì, secondo me c'è qualcosa di forte proprio nel repertorio, anche quando sono scene semplicissime, però il fatto che sia vero è una cosa che gli dà molto pezzo e che è sicuramente forte per lo spettatore. A te non disturba però il fatto di mettere, cioè comunque che degli sconosciuti entrino un po' nella tua vita? Oppure, beh, è una cosa che hai messo in conto prima, ovviamente, perché se non lo facevi. Ma penso che la mia vita potrebbe essere la loro, cioè nel senso, ancora una volta, questo progetto volendo si potrebbe fare anche con altre persone, Sì, semplicemente, la possibilità di esplorare tutti i tipi d'amore che abbiamo la possibilità di vivere nella vita, quindi può essere la passione fisica, il one night stand, l'amico con cui vai a letto, la relazione a distanza. E poi io non ci sono nel film, quindi in qualche modo ci è sei, non ci stato non sei. troppo difficile. È Ecco, ci vero. sono e non ci sono, cioè parlano di questa lei che sarei io, ma poi non si sa perché poi quando si comincia a raccontare una storia si entra sempre un po' nella ficzione. Sì, è vero perché poi ognuno la racconta a seconda e quindi diventa un'altra cosa. Senti, tu sei molto attenta e segui molto anche tutto il percorso delle registe al femminile, no? Come siamo messi? Siamo messi bene, male, peggio di quanto ci dicono? In Italia In Italia. sicuramente non benissimo, anche se sono l'esempio virtuoso di un'iniziativa che è stata quella di Groenlandia e Sì, di Julia Steigerwald che ha di lanciato creare l'IN, no? l'IN, quindi io ho beneficiato proprio di una volontà di andare a raccontare narrazioni femminili che mancano in Italia sicuramente e che erano rimaste un po' nell'angolo buio di un'industria prevalentemente Sì, o se no maschile. sono le donne raccontate dagli uomini, però, e quindi no, c'è E sempre. quindi sì, cioè io sono sempre stata convinta che questo tipo di film, che questo progetto, che per
un po' di, l'ho scritto un po' di tempo fa, e spesso era reputato troppo femminile, troppo personale, che troppo vuol dire intimo. Troppo femminile, esattamente. Adesso non si potrebbe più dire, no, però esatto. Me l'hanno detto, cioè troppo personale, troppo intimo, troppo... Quindi Nanni Moretti non potrebbe fare è quello, cinema. È la cosa strana è che se sei un uomo puoi parlare del tuo ombelico, e l'hanno fatto sempre, e io sono cresciuta con quel cinema autoreferenziato di Moretti, di Woody Allen, di Benigni. Certo. Però se sei donna, se già... sei donna subito ti dicono ah, è molto è autoreferenziato, è narcisistico. E quindi adesso io che sono più grande ho deciso di fregarmene, di semplicemente raccontare quello che mi va di raccontare. Non vedo perché dovrei scusarmi di farlo, e non vedo perché nessuno si potrebbe identificare nello stesso modo. Esatto. Come per altri. Anzi, poi cambiare punto di vista, soprattutto agli uomini, serve molto, no? Poi in questi tempi, insomma, diciamo che... Senti, per chiudere, qual è il tuo regista preferito o la tua regista preferita, quella a cui torni quando sei in crisi? Per me è sempre il numero uno, è stato e lo è ancora Miloš Forman, che ho visto a 6 anni, qualcuno volò sopra il nido del cuculo, ero ricoverato in ospedale, e penso che questo film abbia veramente cambiato la vita, e amo tutti i suoi film e amo molto la capacità di Miloš Forman di fare un cinema d'autore altissimo, però anche molto popolare. Che poi era un blockbuster, esatto, qualcuno volò su Google e Warner Bros. Questa capacità di fare una cosa altissima, ma grandissimo pubblico, lo trovo straordinario. Pensa Amadeus, e tra l'altro il mio film potrebbe chiamarsi Gli amori di una bionda. Come, esatto. Allora, grazie mille, buon viaggio per questo commentario. Abbiamo Massimo Clebaro, grazie mille. Grazie.